Buonasera, allora sì, buonasera mister. Allora partiamo dall'episodio incriminato. Lei non ha visto il gol perché era stato allontanato dal direttore di gara, calcio d'angolo che non c'era, fallo su Mancuso prima dell'angolo non rilevato. Episodi che fanno un po' rabbia. Sì, beh, sono episodi decisivi che poi ti condannano a una situazione che potevamo rimediare, però al di là di questo. Sì, è vero, l'arbitro in senso ha fatto di tutto per fargli calciare questo calcio d'angolo e questo non mi piace. Poi non può buttarmi fuori senza un motivo valido, perché io con lui non c'avevo niente e non mi è piaciuta questa cosa qui. E poi abbiamo perso una partita su un dettaglio, cioè la marcatura di Volta che... C'erano tre centrali in area eppure Volta è saltato quasi indisturbato. Eh sì. Avevamo messo appositamente anche una difesa a 5 per proteggere l'ampiezza del campo, per dare la possibilità nei cambi di campo che ci mettevano in difficoltà. L'avevamo fatto bene, secondo me avevamo parato tutte le loro situazioni e su un dettaglio, su una marcatura che non c'è stata, abbiamo preso gol. Villon, però in generale abbiamo visto oggi un Pescara soprattutto nel primo tempo un po' passivo, un po' timoroso, è anche questa la sua impressione? Sì, è vero, non eravamo tosti, non eravamo aggressivi, sembrava che avessimo un po' di timore dell'avversario, questo non va bene. Nella seconda parte no, è stata un po' meglio, siamo riusciti a rimediare la partita, ma alla fine per un errore abbiamo perso la partita. Voglio fare una domanda anche su una sostituzione, una scelta. Quando ha visto che Marras non era in grande giornata ha optato per Capone, se invece molti dicevano poteva forse pensare a Del Sole, giocatore forse con caratteristiche un po' più offensive. Ho messo Capone perché era più offensivo ancora, per cercare di rimediare la partita, ma al di là di questo o di quello che mettiamo in campo, è l'atteggiamento che uno va in campo e deve dar tutto, al di là che ho messo questo o quell'altro, non è un giocatore le cose, sono tutto l'assieme che dovevamo portare a casa una partita che ormai ce l'avevamo in pugno e questo non è stato fatto. Come mai questa sera il Pescara è apparso un po' molle rispetto a un avversario che ha giocato con più aggressività, eppure dopo la vittoria con il Padova, oggi se c'era una squadra obbligata tra virgolette a vincere era il Benevento che giocava in casa? Sì, nel primo tempo la squadra non mi è piaciuto l'atteggiamento, non eravamo aggressivi, non eravamo tosti, sembrava che fossimo timorosi e questo non va bene. Nella seconda parte no, siamo stati più aggressivi e si è visto. Noi dobbiamo continuare a giocare come sappiamo e non aver timore di giocare quando c'hai un avversario anche di livello, perché noi l'abbiamo sempre fatto, però stasera secondo me siamo mancati nei dettagli. Campagnaro in campo nel finale non era al 100%, altrimenti avrebbe giocato dall'inizio. Questo non vuol dire niente, dall'inizio o meno. Campagnaro l'ho usato perché in un momento mi serviva l'esperienza di un giocatore di questo tipo e soprattutto perché cambiando sistema, cercando di coprire l'ampiezza loro che la sfruttavano, avevo messo lui e secondo me era una mossa giusta da quel momento di fare la partita. L'ultima mister, domenica arriva allo Spezia, lei si augura di rivedere un Pescara più vivace rispetto alla gara di oggi ovviamente? Ma vedo che siete sempre ottimisti nelle cose voi, nel senso che vedete sempre le cose negative. Vediamo anche le cose positive, che siamo in una buona situazione di classifica, che siamo lì, che la lottiamo, abbiamo lottato anche stasera non le nostre difficoltà, non abbiamo mollato, abbiamo rimediato la partita. Alla fine l'abbiamo persa per un dettaglio, per una marcatura, non perché siamo stati sorpresi da chissà cosa. Perciò guardiamo avanti e guardiamo con ottimismo. Ma sul gol non si sono capiti Gravion e Mancuso sul gol di Volta? Non l'ho visto, devo rivederlo, ero fuori, mi hanno detto che la marcatura che non c'era Gravion su Volta e questo è successo. Grazie al tecnico del Pescara Pillon.